prendere una camomilla, qualcosa di calmante. Te che deve fare un po' di domande. Maurizio Martini. Maurizio, ciao. Maurizio, te sei qui in Piazza della Signoria per che cosa? Praticamente per protestare contro la magistratura, contro il sistema politico fiorentino e il sistema politico nazionale, anche contro la stampa, perché siccome dopo la protesta del primo settembre che mi sono ammanettato al cancello della Procura di Firenze, mille microfoni, mille telecamere, diciamo, per far notare questa cosa qui, poi dopo sparisce da tutte le parti. Allora, praticamente io ho depositato, appunto, come ben sapete, denuncia contro Matteo Renzi per compravendita voti alle primarie e denuncia contro Giorgetti, lista Nardella, che offriva buoni da 25 euro dell'Esselunga per votare Giorgetti. Niente, oggi il cartello in inglese, siccome la mia denuncia, diciamo, quella sulle primarie, dopo la richiesta del mio 335 come parte indagata e parte offesa, sono sparite. La denuncia sulle amministrative è presente, però sono stato denunciato da Giorgetti per calunnia. Da una parte meglio, come dice il mio avvocato Carlo Taormina, perché almeno si scoperchia. Quindi, come al solito, la denuncia fatta da Giorgetti va avanti, la denuncia tua è sempre sul modello 45. Certo, assolutamente. Infatti la procura cosa fa? Si molto veloce a scrivere me nel registro degli indagati, mentre le mie denunce, che recano nome e cognomi, per cui devono essere fascicolate per forza a modello 21, sono messa a modello 45, così come un grande contenitore dove non si indaga. Molto semplice, perché vi spiego anche il perché. Siccome le procure, quando ricevono le ispezioni dal Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno verifica solo le denunce a modello 21. Tutte quelle che contengono nomi di politici, avvocati, personaggi importanti, per tenerli coperti vengono fascicolate a modello 45 e rimangono lì chissà quando, per poi finire magari in archiviazione. Il PM Luca Turco, che si occupa delle denunce presentate da Alessandro Maiorano per escort a Palazzo Vecchio, per casa d'affitto pagata da Carrai in cambio di appalti pubblici, per le fondazioni, per le mie denunce, tutto ciò che riguarda Matteo Renzi e il PM Luca Turco. Ma probabilmente lo vedremo anche magari con qualche promozione importante, visto che si occupa sempre del grande Matteo Nazionale, no? E niente, la magistratura non indaga, perché quelle su Maiorano non sono state archiviate, ma non è stata fatta nessuna indagine. Addirittura la mia denuncia sulle primarie è sparita e io vengo denunciato per calunnia. Bene, allora, cartello in inglese, saranno i giornalisti in movimento che girano per Firenze a fotografare, a mandare nei social, a attirare attenzione. Guarda, strana, ancora non si è fatto presente nessuno dei vigili, circa 20 minuti da qui, delle forze dell'ordine, perché non vogliono dare clamore, no? Non vogliono dare clamore, non vogliono far vedere quello sta succedendo, perché cioè Martiglia è scomodo. E niente, appena arriveranno vediamo cosa hanno da dire. Come c'è una telecamera puntata fissa sul biancone dal comando dei vigili, là ci sono i carabinieri, ci dovrebbe essere sicurezza e io sono qui che ancora nessuno si è cagato. Queste proteste vogliono farle sembrare tacite, innocue, perché sennò la gente, capito, si accorge del marcio che c'è. Io gli sputtano perché devono capire un po' nel mondo, in Italia, che genere di persone sta governando questo paese. Questo è il loro modus operandi, cioè loro fanno finta di ignorarti, no? Per il semplice motivo che poi altrimenti andrebbero a finire sui giornali. Certo. Ma io Ma io ci sto tutto il giorno qui, per cui alla fine qualcuno arriverà. Cioè non c'è problema. Se mi fa caldo mi levo il golf. Tu poi ti do il cambio io. Per cui non c'è problema. Siamo qui, vediamo chi si farà vivo e cosa hanno da dirci. Io sono pronto a metterci la faccia, a rischiarmi una denuncia, ci mancherebbe altro. Però se non si inizia a muoversi un attimino e a far finta di niente, questi continueranno a far finta di niente e a mettere sempre più nella merda questo paese. Scusate il linguaggio un po' forte, ma è la realtà italiana. Per cui o si è onesti o si è collusi. Vedete voi quello che può essere. A voi la scelta. Quindi oltre te ci sono altri testimoni che possono provare appunto questo fatto dei soldi, certo, dei 50 euro per le primarie? Hanno testimoniato di fronte al commissario Guelli nella questura di Firenze, uffici della Digos, il 4 di febbraio, in due stanze separate. Io ero in una stanza, gli altri due testimoni in due stanze separate. Alla mia domanda del commissario mi disse: lei Martigli può sapere troppo? Io non è che voglio sapere troppo, voglio semplicemente sapere la verità. E hanno confermato di aver acquisito dei soldi per votare Matteo Renzi. Quindi dovrebbero indagare e non mettere a modello 45. Certo, come minimo.
poi non voglio dire, cioè, siamo al punto, si arriva al punto che dopo le indagini viene appurato e tutto va bene, benissimo, però si indaga. Cioè, glielo devo spiegare io come fare a indagare. Si chiama gli stacisti che lavoravano per Giorgetti, che ce n'era quattro perlomeno, si mettono sotto torchio e gli si chiede a quante persone hanno consegnato i soldi. Non è difficile, io non fo l'investigatore, ma bisogna essere investigatori per fare questo. Vabbè, ma questo se l'obiettivo dei procuratori è quello di archiviare tutto e di certo, non fare. Cioè, ci mancherebbe. È molto non difficile. Si fanno certe cose, assolutamente. Per cui è come il caso Escort, quando De Majorana ha denunciato l'Escort, l'Hotel Mediterraneo e Palazzo Vecchio. Sul giornale esce, dopo due anni di indagini della Digos, viene fuori che ci sono Escort all'Hotel Mediterraneo. Ma non importa fare due anni di indagine, basta consultare i siti internet, basta andare fuori dall'Hotel Mediterraneo. Cioè, bisogna essere della Digos e indagare due anni. Cioè, e queste sono queste le persone che noi paghiamo. Perché il tempo gioca a loro favore. Eh certo, ci mancherebbe. Lì si dà il tempo di aggiustare i tiri, di aggiustarsi certo. Le mosse. Poi con questo non voglio fare il fenomeno e insegnare a nessuno, però da semplice cittadino credo che l'onestà possa essere il primo punto d'arrivo di un paese e purtroppo siamo molto lontani. Il brutto è questo. I miei tre video che feci dopo la denuncia delle primarie hanno fatto 800.000 visualizzazioni e non è poco, anzi. Nei tre se video, scendessero almeno in piazza quegli 800.000. No, nei tre video io avevo mostrato il mio numero di telefono e la mia mail invitando le persone che vedevano questi video a comunicarmi eventuali. Buongiorno, cosa accade, mi perdoni? Prego, non so se può leggere in inglese, diciamo, però se no glielo traduco io, non c'è problema. Avanti, bisogna che tolga questo dalla fontana. Ma non è mica attaccato. Bisognerebbe che togliessero magari un po' di. Guarda, ora no, dopo ci sei. Potete riprendere? Se c'ho la batteria, fine la batteria. Così. Questo ragazzo non è venuto a fare un salto, non ho capito, non è venuto a fare un salto, ci siamo arrivati oggi, non è che è scemo e lo fa per divertire. Sono a disposizione dell'autorità, ci mancherebbe, c'è una cosa assolutamente pacifica, mi metto a sedere, non è assolutamente... No, ma diciamo noi come testimoni, non ti preoccupare. Siamo testimoni, siamo. ...le primarie 2013 per completamente dovuti. L'attuale consigliere comunale di Palazzo Vecchio, Fabio Giorgetti, che offriva 25 euro dell'Esselunga, un buono dell'Esselunga per votare Fabio Giorgetti. Il mio avvocato è Carlo Taormina. Praticamente la procura non indaga, ha denunciato me per calunnia. Il PM Luca Turco fascicola tutto in materia errata perché ogni denuncia che reca nome e cognome deve essere per forza fascicolata a modello 21, ipotesi di reato. Io sono stato fascicolato a modello 21, Giorgetti, Matteo Renzi e complice Nardella, modello 45 per tenere tutto nascosto. Mi sembra normale e logico, da forze dell'ordine? Ma no, poi ci mancherebbe. Te lo posso spiegare ai carabinieri, a Nardella se scende. Ma sta parlando con lui, per dire. Sì? Con il meccanismo. Anche il primo settembre è incatenato dopo aver cancellato la procura di Firenze. Non lo so, Palazzo Giustizia, glielo dico io. Si stanno smuovendo forse andando a chiamare i carabinieri. Vediamo cosa succede, se scende anche Nardella magari così ci facciamo due chiacchiere. Sarebbe una bella storia. Sarà difficile che scenda. È arrivato un collega con le franchesi segnalicando questo oggetto per quelli che poi si va in ufficio per capire che succede. Va bene. Perché bisogna redigere un verbale visto che sta facendo un'attività vietata, una normale cosa, posso provare attenzione. Ma le malette vengono via sequestrate, capite? Scusi, le malette verranno sequestrate? Non lo so. Non lo sapete? No. sono diversate. Quasi perché non sai in classe. Metti il pezzo in qua, no? Dai. Okay.
presidente del comitato elettorale, ha fatto le mie cosa mai chiama anche il mio avvocato? Se ci fosse, mi preoccupa più di tanto, no? Spacchiata? La chiave? No, questo lo dice. Lasciata. Perché sei stare con Torrenti per corruzione? Penso di essere lui, ti mette noi, se la mangiare. Dimmi mamma. No, no, sto arrivando. Torrenti invece ha fatto un tempo fa, perché tu la stessa ci fa la nostra finanza, per personaggio, per Firenze, per i abbiamo le pagate. Sì, perché ci deve essere un cambio.